Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte. In primo piano l'omicidio della piccola Matilda. Antonio Cangialosi, l'ex compagno di Elena Romani, a processo per la morte della figlia della donna, è stato assolto per non aver commesso il fatto. A 11 anni di distanza resta dunque senza colpevole l'omicidio della piccola Matilda Borin, morta a 23 mesi nel 2015 a Roasio, nel Vercellese, per un violento colpo alla schiena. Una soluzione che fa male, hanno commentato i legali della donna, ma il processo non finisce qui. Faremo appello. E ora andiamo ad Alessandria, dove c'è revoca del blocco del traffico e delle misure cautelative legate alla riduzione di un grado o di un'ora del riscaldamento. Su indicazione dell'amministrazione provinciale e secondo le previsioni di ARPA Piemonte, le concentrazioni di PM10 si manterranno nei parametri almeno fino a domani. Si rimane in attesa dell'aggiornamento dei dati rilevati dalle centraline e dei livelli previsti a partire dalla giornata di lunedì 19 dicembre. Una comunicazione alla popolazione arriva invece dalla Protezione Civile di Alessandria, che attraverso una nota avvisa che i privati cittadini che abbiano subito danni in seguito agli eventi alluvionali degli scorsi 24 e 25 novembre devono compilare documentazione che è a disposizione in formato cartaceo presso il Servizio di Protezione Civile, ma anche scaricabile sul sito internet del Comune di Alessandria. Per ulteriori chiarimenti ci si può rivolgere all'Ufficio Risarcimento Danni, che si trova in via Fa di Bruno 70, a Villa Guerci. È aperto al pubblico da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. E ora diamo la linea alla redazione di Torino, Roberto Monteriso. Bentrovati a tutti i telespettatori del Piemonte. Apriamo con la cronaca. La polizia di Ivrea ha arrestato per tentata rapina tre rapinatori seriali nell'atto di compiere un sequestro di persone e una rapina ai danni di un pensionato a Montalto d'Ora. I dettagli della vicenda. Simone Tosatti, 28 anni di Montalto d'Ora, Pietro Bonino, 24 anni di Azeglio e Giuseppe Grosso, 23 anni di Ivrea, sono stati arrestati dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Ivrea e Banchette. I tre sono stati bloccati a Montalto, nei pressi di una villa, mentre stavano progettando il sequestro di una persona e una rapina ai danni di un pensionato. L'intenzione dei rapinatori era quella di sorprendere il pensionato al momento del rientro nella propria abitazione, effettuando un sequestro di persona finalizzato ad ottenere informazioni circa il luogo in cui deteneva cassaforte e soldi. I poliziotti, che seguivano e monitoravano i movimenti da tempo, sono però appostati nel luogo dove doveva avvenire il reato e li hanno fermati. Le perquisizioni domiciliari effettuate a carico degli arrestati permettevano così di rinvenire armi, esplosivi e diversi materiali utilizzati per i colpi, tra cui una pistola lanciarazzi. Alla banda vengono addebitati a vario titolo un'altra rapina ad Ivrea, a danni di un distributore di benzina, e due furti a Borgofranco. I tre, tutti di buona famiglia, agivano per sfida nei confronti delle forze dell'ordine. A tradirli una foto pubblicata sul profilo Facebook di uno dei tre che ha fatto partire le indagini della polizia. Tutti i fatti di reato sono stati commessi mediante l'utilizzo di un'Alfa Romeo Mito Nera, dalla quale ha preso il nome l'operazione. E da Torino è davvero tutto, grazie per averci seguito. La linea può tornare ad Alessandria. Un morto e un ferito in uno scontro frontale fra due auto, una Suzuki e una vecchia Fiat 500. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte, ieri sera, lungo la strada provinciale 141 che da Cassano Spinola porta a Sardigliano. Nel tremendo impatto ha perso la vita il conducente della 500, si chiamava Dario Poggio, aveva 52 anni, era residente a Sardigliano. L'uomo è deceduto mentre veniva trasportato dal 118 in ospedale a Novi. Alla guida della Suzuki, un'alessandrina, la quale nulla ha potuto fare per evitare l'impatto. La donna soccorsa e trasportata in ospedale, dopo i primi accertamenti è stata dimessa. Sulla dinamica dello scontro sta lavorando la polizia stradale di Tortona. E ancora, due alessandrini cercavano di superare l'esame di guida con l'aiuto di ricetrasmittenti. Sono stati denunciati dalla polizia stradale di Alessandria. Franco Capone. Due alessandrini sono stati fermati dalla polizia stradale per falso e tentata truffa durante gli esami di guida presso la motorizzazione civile di Alessandria. Uno degli esaminatori si è accorto che i due, con un sistema radioricevente e l'utilizzo di un telefonino attraverso Bluetooth, inviavano e ricevevano suggerimenti utili a risolvere i quiz.
In precedenza, uno dei due, residente a Tortona ma originario dell'India, aveva chiesto ed ottenuto l'uso della cuffia per la traduzione immediata dei test, all'interno della quale era riuscito a sistemare un auricolare ricetrasmittente. Con il telefonino inviava le foto del quiz con l'uso del Bluetooth, in modo tale da far ricevere, con tempi ristretti, l'immagine del quiz al ricevente e contemporaneamente riavere poi la risposta per la giusta soluzione del quiz. Un sistema truffaldino che i funzionari della motorizzazione avevano già scoperto nel corso di altri esami ai quali si erano sottoposti candidati di origine rumena ed un alessandrino specializzato in trasmissioni radio. Dopo aver notato la manovra del candidato munito di microfonino e auricolari, i funzionari hanno sospeso gli esami ed hanno chiesto l'intervento della polizia stradale. Condotti al comando postrada di Alessandria, i due candidati sono stati denunciati e sospesi dal calendario degli esami di teoria. Voltiamo pagina. L'importanza di chiamarsi Valenza nel Made in Italy. Se ne è parlato nella Città dell'Oro, si è parlato anche di futuro imprenditoriale proprio del distretto Orafo. Sentiamo De De Vinci. Al Teatro Sociale di Valenza, Confindustria Alessandria ha promosso un convegno intitolato Valenza e il futuro, imprenditori e gioielli per lo sviluppo del distretto. Un incontro che è parte del progetto integrato elaborato da Confindustria Alessandria e condiviso con il Comune di Valenza, che intende valorizzare ancora di più Valenza e la sua gioielleria. È intervenuto anche il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, che nel suo intervento ha sottolineato come l'Italia sia la seconda potenza industriale in Europa e Valenza rappresenta lo specchio di questa Italia industriale creativa. Siamo, diciamo, tra i primi nel mondo a esprimere bellezza ed equilibrio e questa tipologia di prodotto. È un po', come dire, storia dell'industria del paese e quindi essere qui è una testimonianza di attenzione a questo segmento e al territorio, chiaramente, da parte mia. Nel suo intervento di introduzione al convegno, Luigi Buzzi, presidente di Confindustria Alessandria, ha ricordato come Valenza sia un'eccellenza di vanto del nostro territorio e dà le potenzialità per crescere ancora. Rappresenta per noi l'eccellenza di un settore molto particolare che copre una vasta e diversificata tipologia di aziende, quindi si va anche da grosse imprese ai più piccoli artigiani e quindi non è semplice anche trovare modo di rappresentarli in modo, diciamo, uniforme. Però Confindustria indubbiamente sta facendo uno sforzo per andare anche incontro alle esigenze di questo settore. Nel suo intervento Francesco Barberis, presidente del gruppo Aziende Orafe Valenzana di Confindustria Alessandria, ha sottolineato come il futuro si giocherà anche sulla risorsa dei giovani. Ci può fare molto in termini sicuramente di formazione, di reciprocità di dazi. Noi chiediamo di entrare in paesi economicamente forti, però allo stesso dazio a cui loro vendono i loro prodotti in Italia e comunque in Europa, e sicuramente una marchiatura, una legge sul marchio Made in Italy. Una città mobilitata contro la cancellazione di un simbolo è accaduto a Novi Ligure, dove gli abitanti hanno vinto la loro sommossa popolare per contrastare l'intenzione della proprietà della Pernigotti, che voleva togliere l'insegna storica di Piazza della Repubblica senza sostituirla. Per alcuni giorni gli operai hanno lavorato per rimuovere quella vecchia e installarne una nuova di zecca. Sentiamo Katy Porceddu. Dove ci vediamo? Davanti al Palazzo Pernigotti. Non c'è novese che almeno una volta nella vita non abbia pronunciato questa frase dandosi un appuntamento. La grande insegna luminosa della famosa ditta Dolciaria, sistemata in cima al Palazzo Rosa in Piazza della Repubblica, è stata rimossa. Dimostrava tutti i suoi 60 anni di vita e, non essendo neppure più conforme al nuovo brand studiato e messo in circolazione dai turchi di Toksoz, attuali proprietari della Pernigotti, non campeggerà più a simboleggiare uno dei marchi che hanno fatto la storia di questa città di provincia. Da oggi in poi i novesi dovranno familiarizzare con quella nuova, arricchita di cornice e di data di fondazione dell'azienda, 1860. La notizia sulla rimozione della vecchia insegna era stata diffusa già nei mesi scorsi con una vera e propria sommossa degli abitanti, che avevano addirittura promosso una petizione su Facebook, coinvolgendo pure il sindaco Rocchino Muliere, il quale si era fatto paladino per mantenere la scritta là dove
contestava, rinunciando così alla proposta della proprietà turca, non intenzionata a sostituire la scritta, ma decisa a devolvere il costo del nuovo acquisto in favore di un'opera per la collettività. Ma alla fine a vincere sono stati i cittadini. La rimozione della scritta storica a tutela della sicurezza e dell'estetica dell'edificio non è ovviamente passata sotto traccia. Centinaia le foto postate sui social network che ritraggono le vecchie lettere accatastate a terra una sull'altra, come testimonianza di una lunga storia che si chiude. In questo periodo Piazza delle Piane è sempre stata sovrastata da due simboli, il grande albero di Natale e l'insegna della Pernigotti che dall'alto del Palazzo Rosa lambisce il cielo bianco invernale. Le luci di entrambi raccolgono il calore di una Marcord che oggi lascia il passo a una modernità ancorata comunque al senso della continuità, perché i novesi sono cresciuti anche con la Pernigotti, anche con lo sguardo all'insù rivolto a quella grande insegna che sa di cioccolato e di casa, e i turchi alla fine lo hanno capito. Restiamo a Novi anche con lo sport, il calcio. Enrico Maria ci parlerà della nuova squadra della Novese, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.